nelle vostre file, avete quindi rafforzato assolutamente con un giocatore di livello altissimo, puntate alla vittoria. Due parole sulla stagione. Quanto riguarda il campionato, stiamo andando abbastanza bene. Cioè abbiamo avuto un calo su due incontri dove ci può stare. Abbiamo perso con l'Aquila dentro casa, facendo, soprattutto io parlo per me, una brutta prestazione. Poi dopo abbiamo giocato anche con Ancona, non abbiamo giocato bene. Però dopo ci siamo ripresi alla grande, abbiamo tirato fuori il carattere, quello che sicuramente possiamo perdere, ma quello non ci manca, che si giocherà penso fino all'ultima giornata a casa della Virtus, penso io. Buone partite alterno a partite meno buone, però purtroppo gli anni sono anche così, sono. Ti chiedono come va agli occhi, io non so, hai un problema, dimmi perché sono all'oscuro. No, vabbè, gli occhi, diciamo, ormai ci devo convivere con questa cosa, quindi non posso dire che sto benissimo, però sono diversi anni che ci gioco e faccio, non è che è la colpa degli occhi, probabilmente è che mi comincio a invecchiare. Sempre onesto Emiliano Benedetti, come d'altronde lo è quando gioca, è fuori. Io lo saluto, ti ringrazio di esserci venuto a salutare. Noi torniamo alla partita. Un saluto. Grazie a voi, è sempre un piacere. Vediamo qui la partita che sta volgendo alle fasi conclusive. Il punteggio è di 10 pari. Emiliano qui dice che ha sbagliato perché che doveva fare? Lui doveva partire col sottotavolo il pallino, no col centro, perché si sapeva che Gianluca avrebbe tirato il pallino. Doveva partire il pallino 20 metri sotto una tavola dove riesce a giocare davanti e già ci copre il pallino. Poi se tira sopra la mano e rientra può giocare per metterlo sotto. Invece in questa situazione lui lo costringe a tirare il pallino, ma quando il pallino è in mezzo al campo lo colpisce è facile che conti un buon punto, insomma. Vediamo, ora Mirko ha tirato la corta, ha un gioco a bersaglio, vediamo Formicone al punto, la sbaglia, e Mirko valuta se tenere la boccia in campo o tirarla fuori. Il pallino guarda verso le altre bocce di Mirko, non verso la boccia di Formicone, ma adesso vediamo cosa decide di fare il giocatore dell'Aquila. Non è è una boccia che dà fastidio, ma non è una boccia che copriva la boccia del punto, quindi Mirko decide di toglierla. Ancora Formicone che cerca di prenderla dal verso, perché se la prende dal verso la partita può finire qui. Sbaglia ancora clamorosamente dall'altra parte. Va a vedere il gioco con l'ultima. Pubblico rumoreggia un po'. Pubblico assolutamente palaboce, pieno in ogni ordine di posti, sicuramente ci sarà un po' di deflusso. Attenzione, rischia moltissimo Formicone che se prende quella mezza boccia di Savoretti regala la partita al suo avversario. Errori su errori in questo tiro.